potenziali, di chi riesce a praticare gli arti marziali, debba conoscere un pochettino gli arti marziali. Poi, basta dare un po' di tempo, magari si appassiona un ginocchio, possiamo alzare una gamba, possiamo alzare l'altra gamba, quello che non possiamo fare è alzare tutte e due, per cui partiamo da questa piccola regola. Quando si fa a livello agonistico, si inizia a fare vostra terra? Quando in una situazione di randoli, per cui di combattimento, viene fuori una tecnica che può essere più o meno pulita, più o meno sporca, ma il mio compagno finisce a terra, da questa situazione l'arbitro fa andare avanti un corso e iniziamo a fare tutto ciò che riguarda la nostra terra, con le stesse, diciamo, regole più o meno del giro in piedi. Allora, iniziamo col passaggio fondamentale. Io e il compagno ci prendiamo, l'obiettivo di entrambi, mentre diciamo nella lotta in piedi, è riuscire a proiettare il mio compagno più con la tecnica migliore possibile, a terra l'obiettivo è quello di riuscire a mantenere il compagno immobilizzato con la schiena a terra per un tot di tempo. Ovviamente io voglio mantenerlo a terra così come lo vuole fare lui, perché ne viene fuori una lotta. Per i bambini, ma anche per gli adulti, una delle prime tecniche che si insegna per portare il compagno a terra è ovviamente insegnare qual è la direzione dello squilibrio, perché lui è in ginocchio con le gambe puntate, per cui nel momento in cui io lo spingerò dietro troverò sempre una posizione e troverò il compagno forte. Per cui è importante non i piedi puntati, che è un errore che fanno anche tanti judoka, ma cioè non i piedi giù, ma i piedi vanno puntati. Per i bambini dico sempre, lo conosciamo, sappiamo il camion che ha un volante grosso, immagino di avere in mano un grosso volante e di girare prima a destra e poi a sinistra. Può portare a terra il mio compagno, ma subito dopo ci devo andare sopra. In questo momento non mi interessa se ci finiamo sopra in questa maniera, in questa maniera, in questa maniera, in questa maniera. Quello che ci interessa è solo mantenere il controllo e non aspettare un quarto d'ora dal momento in cui il compagno è a terra, perché vado a bere un caffè intanto lui si è già girato. Proviamo a lavorare con questa distanza, essendo giunto uno sforzo di contatto, nel momento in cui io riesco ad arrivare magari in una posizione più di contatto potrei darne un vantaggio. Una delle tecniche di base da questa posizione consiste nel ruotare, attenzione, non è un chiudere la testa, ma è utilizzare il mio corpo, la rotazione del mio corpo per portare il compagno assieme a me e andare a terra assieme a lui. Vedete che non c'è mai uno stacco tra il mio corpo e il suo, è come se fossimo un tutt'uno. A questo punto però iniziamo a fare un gioco, quello che noi judoka chiamiamo il gioco dell'orologio, che poi in realtà è il segreto di una buona lotta a terra. La mia posizione mantenendo il controllo. Ok. Voi adesso direte cosa sta combinando con la cioè ci deve essere il contatto. Poi la domanda è non è che devi in realtà non è più un tipo di meglio, peggio, non si sa, è solo diversa. Perché? È peggio, ad esempio, perché non ho più l'appoggio dietro delle gambe. In questo momento sono un po' fregato dietro, se non mi spinge. È meglio perché ho quattro arti liberi. Prima le gambe erano occupate a darmi stabilità. Adesso le posso usare. Come? Facendo, portando via i suoi appoggi.
le mani possono sempre tirare. A questo punto però, se io lo tiro di qua, lui ha la gamba più forte, adesso non ce l'ha più forte. Oh, e giro. Ok? Ricordano un po' le tecniche in piedi, in cui usiamo anche i piedi, adesso che ce li abbiamo liberi. Quindi siamo qua, spingo una gamba, l'altra, quella che preferite, per anche tutte e due. E poi giro. Ok? Quindi qua, vuoto, creo un vuoto e lo spingo verso il vuoto. Sempre andando contro l'altro. Spingono. Ok? Abbraccio la cintura per alzarlo, per portarlo verso di me. E spingono. Ok? Sembra che me lo stia tirando addosso. Lui magari ci crede, segue il mio movimento. È contento, però all'ultimo lo prendo. Ci siamo? Spesso è talmente semplice che ci pensano in pochi. Uno, due. Dato che usa il suo sedere come perno, lo posso usare anch'io. Per cui vado a prendere la sua gamba con il braccio opposto. Come? Vado a prendere la sua... Forse così. Così. Prendo la sua gamba, quindi braccio destro, gamba destra, il suo braccio. Quello che devo fare è farlo girare. Porto via le sue gambe, porto di qua il suo busto per saltargli sopra. Fare per i bambini, questo qua è uno di quelli che piace spesso a voi. Posso andare ad abbracciare le sue gambe, okay? E posso andare a ruotare arrivando direttamente già in una posizione di presa. Lo facciamo rivedere, se lo faccio veloce. I bimbi, li vado a chiudere le gambe e le abbraccio. Poi quello che faccio, ruoto e mi ritrovo già in una posizione dove il compagno è immobilizzato. Può succedere però che ormai sono già dentro le tue gambe, no? Fino a questo momento abbiamo ipotizzato che ho lo spazio, ho la manovra per poter aggirare lo stato. Però lui è furbo, mi salta già. Mi salta già in questa posizione. Ora nel judo, così vi do anche una nozione in più, nel momento in cui il compagno, il mio avversario, mi cintura o il mio corpo con le gambe o una parte del mio corpo, per cui cintura anche solo una gamba, se io sono sopra di lui non sono in presa, nel senso che gli arbitri non contano. Per cui né io né lui stiamo vincendo, ma è tutta una situazione dove entrambi possiamo lavorare per arrivare alla terra. Nel momento in cui io riesco a divincolarmi dalle sue gambe, una non basta, nel senso che qua è ancora tutto fermo, nel momento in cui riesco ad uscire dalle sue gambe, gli arbitri iniziano a contare. Per cui diventa indispensabile riuscire a liberarsi da questa presa. Una delle tecniche, diciamo più classiche, consiste nel controllare il compagno con il mio avambraccio. Allo stesso tempo devo cercare di infilare la mia mano dentro la sua gamba, più in fondo possibile, e poi diciamo con un po' di forza devo riuscire a portarmi sulla gamba. Allora, non tutti hanno la mobilità, diciamo, di judoka, per cui facciamolo in maniera, diciamo, base, senza premere troppo, e vediamo anche il feedback che mi fa fastidio. Non riesco a liberarmi. Controllo con l'avambraccio. Proprio con l'avambraccio devo cercare di liberare il mio braccio qua, andare bene tutto con la spalla, perché le gambe sono forti. Se entro col polso, colpissero che riesco a tirarlo su. Ma nel momento in cui vado sotto con la spalla, con un po' di decisione riesco a fare questo lavoro. La mia mano controlla il bavero, finché a un certo punto piano piano esco. Gli lascio liberare la gamba, mantenendo il controllo, lo vado a prendere. Così, lui ha rialzato, divertente andare a prendere questa mano, perché portandola dietro la tua schiena si ottiene una presa che è molto frustrante per lui. Perché vi assicuro che
non c'è niente che lui possa fare per divincolarsi. Per cui se volete anche... È un gioco, partiamo schiena contro schiena. Divino schiena. Nel momento in cui andiamo via, abbiamo visto che possiamo giocare o in ginocchio o seduti. Posso fare quello che voglio tranne dita nell'occhio, calci, pugni, per il resto posso fare quello che voglio. E iniziamo a giocare dove l'obiettivo è quello di riuscire a tenere a terra il compagno. Lui cercherà di divincolarsi, tutta una volta si lascerà. Ok, quando il mio compagno mi ha fatto, basterà fare un compagno due volte, che vuol dire mi arrendo. Ho portato fuori il pugno dalla traiettoria del mio corpo, sono salva, qualche karateka probabilmente dice la gamba interna, esterna e quant'altro, per adesso la lasciamo interna per un determinato tipo di lavoro che andremo a fare dopo. Quindi per il momento fate solo questo. Uno, controllo, scendo in divadacci dentro che danno da sciupè. Ok? Il suo pugno è fuori dalla mia traiettoria, io sono dentro all'avversario. D'accordo? Con l'altra mano appoggio sul polso per il momento. Appoggio e basta. D'accordo? Scriviamo di intercetto col calcio. Scendo che danno da sciupè di badacci. Da qui devo fare mano a te dalla parte opposta tenendo il levo in braccio. Basta. E questo va. Ok? Voi lo fate però, chi ha già cintura nera del karate che anche il crollo può farlo tranquillamente in velocità, gli altri piano piano, altrimenti c'è il rischio veramente di farsi male. Provatelo due minuti. Si può fare la roba diversa, esattamente l'opposto. La minaccia arriva sull'opposto, spinge bene, stacchiamo, guarda. Gli do tutto, questo qua comunque insiste, è drogato, è tossico, ha bevuto, e la moglie l'ha lasciato, ha tutte le sue menate. Devo salvarmi la pelle, d'accordo? Devo uscire dal lato opposto, ok? Va bene? Ok, parola, stesso movimento di anca, che si chiama? Sempre lui, ok? Porto fuori la minaccia, ok? Blocco sempre possibilmente, non tanto il polso ma la mano, d'accordo? Spalla contro spalla, non sto lontano, perché se sto lontano la reazione ricomincio da capo. Quando faccio questo lavoro qua, chiudo, spingo, e dopo farò vedere presto, d'accordo? Ultima,
faccio bene il mio lavoro, qua la posso fare, tengo fuori, non faccio questo, perché comunque lui qua è forte, entra, fa qualcosa, lo fa, sono inventa, non ce n'è, è l'inerzia sua stessa che fa queste robe qua, non è, c'è bisogno di essere dei campioni di karate o di kramago, quello che volete, non esiste. Se io faccio bene questa cosa qua, lo tengo spalla contro spalla, a un certo punto è chiaro che non posso tenerlo qua un'ora a spingerlo. Devo reagire, devo chiuderlo. Comincio per quattro, uno, due, tre, quattro. Quando ce l'ho, quando l'ho dominato, vado a fare la mia proiezione di... Ok? Un po' tecnica, va bene. Molti di voi la sanno rifare, sicuramente, sono certo. Spettacolarizziamo un attimino. In strada sta roba qua è difficile, eh. Lei è bravo perché mi accompagna. Lei le vuole... farà questo lavoro qua, quindi ci prenderà chiaramente la provincia, d'accordo? Questa è la prima cosa, chiaramente ci salirà l'adrenalina nel senso di paura, quindi avrò un attimo di smarrimento, è normale, ok? Il mio aggressore, la prima cosa che devo fare, ragazzi, alzare le mani, ok? Essere remissivi, ok? Non sfidiamo, non puntiamogli gli occhi nei suoi occhi, la prende come un atto di minaccia. Ok, lo prende così di più, d'accordo? Questa è la prima cosa che bisogna fare. Quindi arriva, minaccia, potrebbe anche prendere il mio cuore armato, va, quindi. Alzo le mani, ok, sta calmo, comincio a parlarvi, comincio a instaurare una specie di rapporto, non ti preoccupare, ti do tutto quello che vuoi, non c'è problema, ok? La prima cosa che devo fare in questo caso sia ben chiaro per tutti. Noi non insegniamo a fare gli eroi in strada, noi insegniamo, gioco tutto per te. Da questa posizione, lui chiaramente spingerà, mi farà sentire questa roba qua. Qui siamo in palestra, ci divertiamo un attimino, facciamo vedere le cose in un aspetto un po' più morbido. Però in realtà la minaccia è questa, ok? Questo è quello che succede realmente. D'accordo? La prima cosa, non faccio posizione. Cioè, non metto a fare questo. Ok? A secondo la sua spinta. Quello che magari sentite spesso anche voi. Uso la sua forza. Arriva. Sempre con le mani alte. Quando capisco che a un certo punto lui... essere molto aggressivo e vuole cominciare a farmi del male realmente, devo per forza intervenire. La prima cosa che faccio è allontanare la minaccia dalla mia giugulare. Questo lavoro qua, d'accordo? Facciamo lento. Ho le mani, perché ho le mani alte? Perché è chiaro che se le tengo così, ora che faccio questo, lui mi ha già tagliato quattro volte. Ecco perché, le mani sempre all'altezza della minaccia, ovunque sia la minaccia, che sia la gola, che sia l'addome, ok? Che sia in opposto. Qualsiasi cosa sempre all'altezza dell'arma, è più veloce intervenire. Ci siamo? Sì. Bene. Intervengo, vuole farmi fuori, devo stravarmi la pelle, devo provarci almeno, mi gioco tutto per tutto. Primo lavoro da fare, questo, piano, sì. Lo faccio piano, afferro, ok, d'accordo? Sembra semplice, prendo un po' di... fare questo lavorando solo di forza, lui rimane qua, lui non riesco a farlo solo di forza, posso essere anche il doppio di lui, ma è difficile, lui qua comunque taglia, poi molto dipende anche dalla lunghezza della lama, questa è una fetta di katana, non parliamo, ok? Quindi a questo lavoro qua io devo aggiungere anche il lavoro di gambe che poco fa, poco anche ha fatto vedere il nostro amico in karate, che si chiama, aiutami, Ghevagliacci, esattamente, perdonami ma io in forza non faccio karate, quindi molte cose le ho un po' rimosse. Faccio un loro movimento, quindi applico una cosa che fa il karate unitamente al lavoro di spalla, perché io qua ho un'altra posizione, ok? Quindi se faccio solo il lavoro di forza, ripeto, non ce la faccio. Unisco questo lavoro qua al movimento e alla spalla, gambe e spalla, d'accordo? Rotazione anti-oraria, l'intenzione è portare,
questo mignolo sul suo tallone. Facendo così andiamo a lavorare su una catena cinetica. Vedete il suo corpo cosa fa? Guardate. Allora, questo gioco cinetico che noi facciamo lo andiamo a studiare con un semplice punto. Io posso avere quello che è un aggressore pari peso. Sul pari peso è la gioco. Il problema è se io ho 10 kg più grossi di me. Più alto, più pesante. Allora, e qui il problema è sostanziale, nel senso, per poterlo piegare, se vuoi avere veramente una buona e lavorare veramente su quelli che sono tutti i giochi cinetici, perché sennò lui si radica a terra e io non lo faccio più. Ok? Ora, adesso lo facciamo senza, solo per far capire che quello che è una massa la possiamo spostare con un movimento, ma non in quanto mente. Dovremmo attuare anche strategia, ma per far capire esattamente meccanicamente che cosa succede nel suo corpo. Guardate, poi lo sento, si capisce. Guardate bene, polso, gomito, spalla, ecco la sua spina dorsale. Questo è il nostro corpo, guardate la spina dorsale. Abbiamo due varicelle qui. E li possiamo andare praticamente a toccare facendo questo tempo. Non so se avete notato una cosa. Con Lorenzo, io sono rimasto sempre nella stessa posizione. Con lui, quando sono arrivato a un certo punto, sono tutto avvicinato. Perché? Perché la massa era superiore. Anche solo la forza meccanica non bastava. Allora mi sono dovuto avvicinare al suo baricentro, quindi alla spina dorsale. E allora ha girato. Quindi adesso andiamo a analizzare il movimento proprio del collega Esci, lo realizziamo in un movimento dinamico, quindi come una spinta al petto, piedi paralleli, chi aggredisce va in posizione da combattimento e aggredisce con il braccio posteriore. Noi facciamo questo lavoro, che più o meno quello che avete fatto prima, però non andiamo a intercettarlo con la mano. No, questo. Avrò un braccio. Qua. Passiamo da questo piano a un piano secondo a passare. Qui. Andiamo l'altra mano. Saliamo. Attrazione. Da qui avanziamo con la gamba posteriore. Baricentro, chiusura. Guardate come scende bene. Questa è la posizione del pescatore. Da qui possiamo lavorare su uno spazio enorme in termini di percussione. Però importante, rotazione, piano, esco, rotazione, avanzo, attacco sul baricentro e chiudo. Allora, se lo fate in questa sequenza lo potete fare anche sul baricentro. Ok, prego, sinistra e destra. Sinistro destro, sinistro destro. Perché? Perché non è che siamo sempre a distanza giusta, non è sempre tutto esatto, ok? Quindi, se posizione qua, se parliamo di fondamentale, ok, 1, 2 e vado dentro. 1, 2, esco fuori e vado dentro. Guardate bene le mie gambe perché correggo sempre la distanza, ma sono lungo. Ora che vado di là, ora che giro e tiro, lo faccio a posto. Perché? Perché se sono lungo l'effetto baricentro lo abbiamo attuato lo stesso. Quindi da qui che cosa faccio? 1, 2, chiudo dritto, 3 e lo fermo qua. Quindi, se sono, diciamo, a una corta distanza, lo posso chiudere così. Sono a una media distanza, lo chiudo in questa maniera. Sono a una lunga distanza, lo chiudo dritto e lo porto giù. Il
la leva, il polso è uguale, non cambia nulla, cambia il movimento delle gambe, media, scusate, corta, media, lunga distanza. Proviamo, lavoriamo sulla lunga distanza.